Ratona Gaydon. Ratona Gaydon, svegliati. Ratona Gaydon, alzati, andiamo. Madre, che ci fai qui? Stai ancora sognando? Siamo venuti insieme. Ora dobbiamo andare. Credevo di averti persa. E invece sei qui. Ma certo, sono sempre stata qui. Ti senti bene? Mai stato meglio. Bene, ora vieni. Ho sentito delle urla dei Ganyangea qua vicino. Dobbiamo scoprire che succede. Potrebbe essere colpa mia. Che cosa hai fatto? Potrebbe essere colpa mia. Come colpa tua? Che cosa hai fatto? A destra. Io Ladra. Penso a quello a sinistra. Volevi rubare la fonte del suo potere. È lei quella che volevi. Perché Washington manda i soldati a razziare la frontiera? Washington cerca qualcuno. Una donna indiana che voleva derubarlo. Beh, non mi troverà grazie a te. Cosa c'entra Washington con tutto questo? Non è più il comandante in capo, si è ritirato a Mount Vernon. No, ti sbagli, Ratona Gaydon. Lo sai che Washington è stato corrotto dal potere. Ho cercato invano di fermarlo. E ora ho attirato la sua ira sulle mie gente. Io non capisco. Questo non ha senso. Gli uomini di Re Washington stanno razziando Concord e uccidono tutti. Cercano te, cane zio. Re Washington? Vieni. Credevo che avrebbe agito così brutalmente. Parli del comandante Washington. Perché quella donna l'ha chiamato re? Molti innocenti stanno soffrendo per causa mia. E non solo gli indiani. Dobbiamo salvarne il più possibile. Diteci solo dov'è e questa gente vivrà, altrimenti brucerà, è molto semplice. Ma noi non la conosciamo! Molto bene. Pietà! Ci sono donne e bambini! Siete un mostro! Non potete farlo! Io vi avevo avvertito. Devi fare piano. Non farti vedere. Prendili di sorpresa. Devi fare piano. Non farti vedere. Prendili di sorpresa.
Liberali! È soltanto colpa mia! Allontanatevi dalla città il più possibile! Rifugiatevi nella foresta! Capisco che sta succedendo. Le truppe del re avanzano! Usa il cannone per fermarle! Le truppe del re avanzano! Usa il cannone per fermarle!
Sono in ritirata! Abbiamo vinto! Le truppe di Washington non si ritirano. Avanzano o muoiono. A Lexington avremo una panoramica migliore da lì. Se solo gli avessi sottratto lo scettro. Ora devo rimediare. Scettro? Madre, tutto questo diventa sempre più incomprensibile. Che voleva rubare la fonte, il simbolo del mio potere. Guardate bene, perché questa sarà l'ultima cosa che vedrete. Sono venuto a distruggere voi e il vostro misero villaggio. Nessun indiano sarà risparmiato. Comandante Washington, perché fate questo? Dopo quello che abbiamo fatto insieme, vi scongiuro, tornate in voi. Povero illuso di un selvaggio. Non sono mai stato tanto padrone di me stesso. Ora inginocchiatevi davanti al vostro sovrano e pentitevi negli ultimi momenti che vi restano prima di saltare in aria come meritate. Caporale, occupati di loro. Radona Gaydon, c'è un soldato laggiù. Non devono far esplodere quei barili. Uccidi chi cerca di accendere le micce. C'è un soldato laggiù! Voleva distruggere l'intera città. È tutta colpa mia. Io non capisco. Washington mi conosce. È una persona di senno, se non altro.
ma non è lo stesso uomo che un tempo mi era amico. Di cosa parli? Quando mai avresti incontrato quel mostro? L'ho fatto. Io... Madre, è tutto sbagliato. Washington, la violenza, tutto quanto. Dobbiamo correre ad avvisare il villaggio, prima che quel pazzo arrivi a distruggere tutto. Monta a cavallo. Sali a cavallo, Radona Gaydon. Washington che conoscevo era il teatro di un grande trionfo. Ora è il luogo di un disastro. Di qua. Faremo prima. Fuego! Collere Giorgio è sul sentiero di guerra e vuole distruggere il villaggio. Ci serve l'aiuto di tutti per difenderlo. Venite con noi. Lo sappiamo. Per questo Yener ci ha mandato all'albero sacro. Vuole che difendiamo la nostra gente. Preparando l'infuso. Ma è uscita di senno. Gli effetti negativi ne oscurano i benefici. Non dovete farlo. Hai visto cosa può fare? È pericoloso. Io l'ho visto. Non è solo pericoloso. Conduce alla pazzia e persino alla morte, che ha uno spirito debole. Obbediremo alla Grande Madre. Credetemi! L'infuso dell'albero sacro è follia. Venite con noi. Obbediremo al volere della Grande Madre. Raccoglieremo i rami. Parla con Oyener. E se la convincerai, li bruceremo. Ci puoi contare. Che cos'è l'infuso dell'albero sacro? Qualcosa che la nostra gente non avrebbe dovuto scoprire. Si prepara con i ramoscelli dell'albero sacro e lo bevono solo i guerrieri. Conferisce alcuni poteri, Radona Gaydon. Ma per ogni beneficio che se ne trae, la mente perde di lucidità. Non bisogna prepararlo. L'hai mai bevuto? Mai. Ma ho visto cosa accade a chi lo fa. Tu sei figlio di un uomo violento. Ne verresti danneggiato più di chiunque altro. Non ti permetterò mai di berlo. Per fortuna siamo arrivati in tempo. Vuoi preparare l'infuso dell'albero sacro?
Hai dimenticato che cosa succede a chi lo beve? Io no. No, Cagnezio. Ma quando si è di fronte a un uomo come il Re Folle, non c'è un'altra via. Non c'è altra via. Combatteremo con le nostre forze. Io e mio figlio li abbiamo sconfitti da soli. Immagina la forza di un intero villaggio. E quanti soldati indomiti avete abbattuto in una volta sola? 2? 5? 10? Arriveranno in migliaia a ucciderci. Migliaia per causa tua. La nostra salvezza dipende solo dalla forza dell'albero sacro. Sei folle quanto il re. Fai come vuoi, ma mio figlio non berrà quell'infuso. Allora come te, morirà. Che stupida vecchia! Cosa vorresti che facessimo, madre? Non ci resta altro che lottare. Lo so, ma ho qualcosa che ti aiuterà. Apparteneva a tuo padre. Mio padre? Te l'ha lasciato molto tempo fa, prima di morire. Le ha lasciate qui per me. Apparteneva a un ordine, una confraternita. So chi era mio padre. E so cosa sono queste. Davvero? Mi torneranno utili. Come fai a saperlo? Non so spiegarlo. Qui è tutto sbagliato. Non ha senso, neanche la tua presenza. Ti ho vista. Non avranno pietà di voi! Thank you.
dubito della mia capacità, della mia forza. Ma con voi al mio fianco, so che porteremo la libertà in questa nazione. E lo faremo con il pugno di ferro. Posso contare sulla vostra lealtà? Avete la mia parola d'onore. È la mia. Grazie, fedeli amici. Il paese non vi dimenticherà. Non date scampo ai selvaggi! Non potrete mai vincere! Tu sei ancora viva! Sorprendente! Stavolta mi accerterò che tu muoia! Lottando contro la libertà. Ora vattene! Ho il potere e regnerò su un mondo libero! Andate qua. Non si sa mai. Ti ha svegliato. Dove siamo? In un posto sicuro, grazie ai tuoi fratelli. Il villaggio. Re George l'ha bruciato. Cercava tua madre, quella testarda. Lei dov'è? Non mi ha dato ascolto e ora è morta. Non sembri sorpreso. È che lo sapevo già. Io lo so. Ma il comandante Washington, la rivoluzione, come siamo arrivati a tanto? Nessuno sa come Re Washington abbia ottenuto lo scettro. Ma ora che ce l'ha, nessuno può fermarlo. Per sopravvivere, gli stavamo alla larga. Ma tua madre ha provato a rubarglielo. E così l'ha fatto infuriare. Ora, la nostra gente è morta. E gli uomini della frontiera vengono uccisi o catturati. Come mai siamo vivi? Grazie alla forza che ci dona l'albero sacro. Una forza che ora scoprirai. Ma mia madre diceva che... Tua madre era una sciocca! Piena di ideali e testarda. Ora che il potere di Re George è stato minacciato, ci renderà tutti suoi schiavi. Radona Gaeton,
tocca a te rimediare all'errore di tua madre. Recati all'albero sacro, arrampicati e prendi i ramoscelli che crescono in cima. Bevi il loro infuso e otterrai il potere di combattere, di rovesciare il folle re George. Quale potere? Recupera le forze e te lo mostrerò. Sei pronto? L'albero sacro è in cima alla montagna. Sì, tornerò con i rami e magari con della carne fresca per noi. No, lascia stare il cibo. Prendi soltanto i rami, falli bollire in acqua e bevi l'infuso. Dopo sarai pronto a tornare a combattere insieme ai tuoi fratelli. Bevi la sua forza. Diventa uno di noi. Non lasciare tracce mentre ritorni qui. Vai! Ci vedremo all'albero sacro. Thank you.
qui in poi sei solo. È molto pericoloso. Ogni viaggio nel mondo astrale è unico. Per alcuni è pericoloso. Solo in cima all'albero scoprirai la risposta. Mi spiace, madre. Devo parlare con Washington per scoprire la verità. Non c'è altro modo.
Era solo un sogno. Possibile che davvero io... Ti conviene stare fermo. Puntate! Il mio Tomahawk. L'hanno preso. Farà un piacere recuperarlo. Nessuno può fermarmi con questo potere.